Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Flow Cook. Oggi andiamo a fare una pietanza tipica toscana, il peposo alla fornacina, ma lo rivisiteremo un po' a nostro modo. I prodotti che abbiamo usato sono stati presi la carne da Lanfranco. Lui ci ha consigliato proprio questa parte, si chiama pesce o pesciolino del muscolo di manzo, molto tenera e adatta a cotture molto lunghe. E abbiamo accompagnato il peposo alla fornacina con degli shiitake freschissimi raccolti, prodotti raccolti e venduti da Antonio Di Giovanni. E se siete curiosi delle loro aziende, vi lascio il link qui sopra e in descrizione ovviamente. E noi andiamo in cucina. Let's go! Iniziamo subito a preparare il peposo alla fornacina con funghi shiitake. Per questa preparazione avremo bisogno di 700 g di muscolo di manzo. Prima cosa da fare, pulire il muscolo dalle parti bianche, cioè il tessuto connettivo. Vi consiglio di usare un coltello molto affilato e incalzare la parte bianca per toglierla. Questa procedura può sembrare un po' complicata e lunga, ma vi assicuro che otterrete un ottimo risultato. La carne sarà molto più tenera e gustosa. Una volta pulita per bene, andremo a tagliare a tocchetti, come se fosse uno spezzatino, il nostro peposo. Non può mancare il vino rosso, andremo a usare 50 cl di un buonissimo Chianti Classico. Padella calda sul fuoco, goccio d'olio, andremo a rosolare il nostro spezzatino di manzo. Facciamolo rosolare molto bene da tutte le parti. Giriamolo spesso. Aggiungiamo 5 spicchi d'aglio e qualche foglia d'alloro. Annaffiamo con il vino rosso e mi raccomando, coprite la carne fino all'orlo. Aggiungiamo pepe in grani o macinato e una manciata di sale. Copriamo e inforniamo a 150 gradi per 2-3 ore. Ora è il momento di sistemare i nostri funghi shiitake. Questi funghi ci sono stati dati da Antonio Di Giovanni, produttore e fornitore di funghi in Toscana. Per maggiori informazioni vi lasciamo il link in descrizione. Prima cosa che facciamo, tagliamo la parte inferiore del gambo. Dopodiché andremo a tagliare in due i nostri funghi. Padella calda sul fuoco, aggiungiamo 3 cucchiai di olio di sesamo e saltiamo giù i funghi. Questo servirà per dargli un aroma incredibile. Aggiungiamo anche 3 cucchiai di salsa di soia e facciamo sfumare. Facciamo cuocere per 5 minuti fino a che la consistenza del fungo non è carnosa. E poi mettiamo da parte. Dopo circa 2 ore il nostro peposo sarà pronto. Separiamo la carne dal liquido. Il liquido lo metteremo sul fuoco, sempre a fuoco abbastanza alto, e facciamo ridurre. Facciamo addensare e la salsa, una volta pronta, la disponiamo sul piatto dove adagiamo anche il nostro peposo. Ora mettiamo qualche fungo a piacere qua e là, decoriamo con delle chips di Pleurotus, qualche foglia di coriandolo e la salsa sopra. Ricettina davvero semplice con pochi ingredienti e anche questa è da provare assolutamente. Buon appetito a tutti! Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale cliccando la campanellina per non perdere nessun altro contenuto, mi raccomando. Qualche desiderio proibito, qualche piatto che vi stuzzica l'appetito, allora ragazzi scrivetelo nei commenti e noi sicuramente lo riprenderemo nei nostri video con i prodotti di qualità dei nostri fornitori di fiducia. Ben detto, ciao ragazzi!